siamo veramente didascalici, puntualissimi, d'altronde siamo romani, giusto presidente Diaco? Giustissimo, siamo romani, mica scherziamo, buongiorno. E grazie sempre dell'invito, veramente siete molto... molto gentili. No, l'interesse e il piacere reciproco a vantaggio sempre di chi ci segue, dei romani, dei nostri ascoltatori. È romano, il termine, l'attributo romano è ampio, vale per chi vive a Roma, ma anche per chi si muove a Roma, per chi ci viene per lavoro, per chi ci viene anche solo per svago, anche per chi ci venisse una volta all'anno, vale lo stesso e si sentisse romano. Allora, pronti però a entrare nel nostro campo, domanda e risposta con il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, che prima di sottoporsi alle domande degli ascoltatori che possono arrivare attraverso SMS e WhatsApp al 39 37 93 93 93 oppure al numero chiamandoci 06 43 99 93 93 ci dà qualche aggiornamento sulle competenze che sono proprio della sua commissione. Presidente, allora ci dia qualche novità sul suo lavoro di queste ultime settimane. Allora, come sapete, siamo riusciti a bandire i 9 milioni per la manutenzione del verde, come abbiamo sempre detto 5 milioni per il verde verticale e 4 per il verde orizzontale. Un passo in avanti importante, ecco, di questa amministrazione che è riuscita finalmente a sbloccare questi fondi che sono chiaramente fondi giubilari, insomma, ecco, però diciamo siamo riusciti in qualche modo a captarli e adesso a bandirli, perciò ecco tra qualche mese l'amministrazione avrà a disposizione questi fondi, insomma, fondamentali per garantire una corretta gestione e manutenzione del verde urbano. Poi, come sapete, c'è stato il grosso scandalo, insomma, ecco, per noi un fulmine a ciel sereno, la problematica appunto legata agli atti vandalici, insomma, che più che una problematica è stata una novità che ha scosso un po' l'assessorato e anche questa commissione. Non ci aspettavamo, insomma, questi atti vandalici così forti, così violenti, a seguito soprattutto anche del piano assunzionistico legato ai 30 giardinieri che a breve Roma Capitale insomma avrà. Perciò anche questo è un passo importante. Ci chiediamo come mai, a seguito appunto della notizia dei 30 giardinieri che verranno appunto assunti al servizio giardini, e immediatamente leggiamo la notizia che dei magazzini del servizio giardini hanno subito degli atti vandalici legati soprattutto anche alla manomissione di marce del decespugliatore, sono stati appunto tagliati i fili del tagliaerba, insomma sono stati rotti e bucati le ruote del trattore, ecco, atti vandalici che sicuramente cercano di minare la serenità, la tranquillità e anche l'operatività, insomma, di questa amministrazione, ma come abbiamo detto andiamo avanti più forti che mai. Che succede a chi venisse preso qualcuno, venisse colto qualcuno in flagranza di reato, oppure una telecamera o non so, un testimone indicasse il responsabile di questi atti vandalici? Che succederebbe, Diaco, a queste persone? Ma sappiamo che diciamo ad oggi se ne sta occupando la polizia scientifica, noi attendiamo l'esito delle indagini, sicuramente una cosa che non fa bene, ecco, cercheremo insomma di garantire una guardiania o comunque un controllo maggiore di questi magazzini. Poi ripeto, chiaramente non possiamo incolpare nessuno, fatto sta che è un atto che non lede soltanto l'amministrazione, il servizio giardini, ma come abbiamo detto tutta la città, tutta la collettività. Però proseguiamo insomma, ecco, con le nostre azioni, ecco, di risanamento del servizio giardini, con questo piano di assunzione di 30 giardinieri, noi vogliamo arrivare a 300 giardinieri, chiaramente è un obiettivo importante. Però ecco, passo dopo passo, insomma, ci possiamo arrivare.
questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Allora, qui c'è chi scrive: andate avanti, questi atti vandalici indicano che state facendo bene, oppure ci rendiamo conto anche gli atti intimidatori si devono subire. Ma certo, questo fa parte proprio del così del genere umano, della varietà variopinta che il genere umano offre, persone che non hanno alcuno sprezzo nemmeno del proprio essere uomini. Comunque andiamo avanti, poi le faccio altre domande, Diaco. Sì, assolutamente, come dicevamo stiamo procedendo anche con il piano dei rifiuti, insomma, come abbiamo detto più volte vogliamo arrivare a una raccolta differenziata al 70%. Sì. L'assessorato sta facendo un lavoro egregio, ecco, da questo punto di vista, e mettendo in campo tutte le azioni insieme ad AMA per cercare di trovare delle soluzioni tempestive e anche risolutive al tema del materiale post-consumo. E stiamo lavorando al regolamento del verde, uno strumento importante per questa città. Abbiamo approvato qualche giorno fa le linee guida del verde in Commissione Ambiente, saranno propedeutiche veramente alla stesura e alla realizzazione del regolamento del verde, che come appunto detto non sarà uno strumento che garantirà una corretta gestione e manutenzione del verde urbano, ma all'interno, come abbiamo specificato, troveremo delle possibilità anche per i cittadini di mantenere delle aree verdi con appunto tramite il draft amministrativo, perciò un sgravio fiscale, possiamo garantire al cittadino la gestione e la manutenzione di più orti urbani, insomma, ecco, migliorando il regolamento che tiene essere gli orti urbani, ma inglobando appunto all'interno del regolamento del verde sicuramente apporteremo delle migliorie. E cioè, ecco, diciamo, uno strumento che Roma Capitale ad oggi ne ha provvista. Sappiamo che tutte le grandi città europee hanno questo in dotazione, questo strumento fondamentale, e fortunatamente questa amministrazione come obiettivo si è prefissata anche appunto quello di redigere e presentare, diciamo, in tempi molto brevi questo regolamento del verde. Stiamo lavorando anche su altri regolamenti, insomma, come chiaramente è ovvio, presento il regolamento sull'inquinamento acustico, stiamo lavorando sul regolamento anche per i circhi, come obiettivo chiaramente legato al benessere animale, abbiamo quello appunto di in qualche modo vietare l'attendamento dei circhi, e il regolamento sui circhi sarà uno strumento che chiaramente mira a questo, insomma, ecco. Perciò è un lavoro a 360 gradi che appunto tratta il tema dei rifiuti, il tema del verde, il tema del benessere animali. A breve convocheremo una commissione sul Parco del Pineto, sappiamo che molti cittadini chiedono con forza delle spiegazioni, insomma, vogliono essere rassicurati, ecco, per avere un parco totalmente fruibile anche dal punto di vista degli incendi sicuro. Perciò venerdì abbiamo convocato questa commissione con la Protezione Civile, e a breve convocheremo una commissione per trattare il tema dell'antincendio. Ecco. Bene, possiamo andare alle domande. Allora, sono tanti gli argomenti, ci scrivono anche sulle zanzare, Diaco, pensi un po', anche su, perché è un problema serio pure quello, anzi io non ci giocherei nemmeno troppo sul si cambia la qualità della vita, la presenza o meno continua e naturalmente insopportabile delle zanzare in alcune zone di Roma rende la vita un inferno. Allora vogliamo iniziare proprio da questo, è Luigi che chiede a lei se il Comune di Roma ha previsto un piano di disinfestazione o non so come chiamarla. Allora, assolutamente sì, noi abbiamo presentato giorni fa, anzi mi scusi, mi correggo, è stata firmata giorni fa l'ordinanza da parte della sindaca appunto sulla zanzara tigre, sì. Un'ordinanza innovativa, perché innovativa? Perché comunque risolve il problema dell'infestazione delle zanzare, ma allo stesso tempo mira a tutelare maggiormente la salute di tutti i cittadini romani. Sappiamo che certe sostanze, forse chiaramente dannose,
possono provocare alcune problematiche, insomma, anche siamo a conoscenza della di alcune malattie neurologiche, insomma, ecco, che molti bambini purtroppo, insomma, ecco, ne soffrono. Noi con questa ordinanza cerchiamo di vietare per quanto sia possibile, chiaramente legato sempre alle norme nazionali, dei prodotti altamente nocivi. E veicolare, diciamo, appunto, la richiesta della difesa amministrazione affinché vengano usati dei prodotti biologici, insomma, ecco, sostenibili e naturali. Ecco, questo è un dato molto importante, perché questa amministrazione tiene soprattutto alla salute dei cittadini, ma allo stesso tempo vuole risolvere il problema dell'infestazione della temperatura. Allora, è solo la prima domanda. 3937 93 93 93, questo numero è per SMS e WhatsApp. Ci chiamano anche, è Andrea, 06 43 99 93 93. Andrea ha chiamato questo numero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sicuramente me Giacomo mi conosci, io sono Andrea Gallucci, sono un attivista del Movimento 5 Stelle qui di Roma. Benvenuto. Ho sentito un pochettino, ciao Diago. Ciao. Ho sentito un pochettino delle zanzare, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Sono stato 2 anni fa vicino al Verano. Sì. Avevo parcheggiato la macchina lì proprio nei pressi, a fianco di via di Burtina. Sì. E ho visto mia figlia che si lamentava, eccetera, e sono andato a vedere che succedeva, c'era tipo 10-15 zanzare dentro la macchina. Subito ho fatto uscire, ho acceso l'aria condizionata, insomma, e ho cercato di sterminarlo, perché alla fine sorella stava a mezzo, e mi sono accorto che queste zanzare provengono dai cimiteri, il Verano, Prima Porta, eccetera. E praticamente tenendo le fiore, i fiori dentro, le fioriere, come si chiamano, praticamente l'acqua si stagna, lì si formano le uova e le zanzare proliferano. Sì, in una non maniera solo però nei cimiteri, ovunque esistano delle condizioni del genere, certo. Allora, io, cioè, la mia idea era quella di far mettere, che so, una pasticchetta piccola di cloro nell'acqua, in modo che così queste uova morivano. Sì, sì, ho capito, ma sai Andrea che cosa succede? Alcuni hanno un altro tipo di modo di comportarsi, cioè inseriscono, per chi ha magari un piccolo spazio verde e quindi c'è anche l'acqua, perché danno l'acqua ai fiori, alle piante e via, inseriscono un piccolo contenitore con dentro dei pesci rossi che mangiano le larve di zanzara, per esempio. Ah, questo è un, ecco, sistema, buono, è un sistema che può funzionare anche questo, però è naturale che non è che si possa fare dappertutto, poi le zanzare non sono solo lì, è però un'idea. Sì. Grazie Andrea, adesso ti risponde Daniele. Grazie, Diago. Andrea, grazie. Daniele Diago. Sì, no, esistono. Quindi no, questo per dire che il problema è serio, non è un giochetto. No, ma appunto, come dicevamo, può essere utilizzato anche del rame o delle gocce di olio di neem. Sì. Nell'acqua, diciamo, dei sottovasi, per esempio, per evitare, diciamo, la proliferazione, ecco, di zanzare, di uova. Perciò noi è chiaro che dobbiamo ragionare, oltre ad azioni di deterrenza, chiaramente anche quelle azioni però risolutive, perché dove ci sono infestazioni importanti, per esempio in alcune zone di Roma o anche in alcune scuole, è chiaro che dobbiamo intervenire in modo anche duro, ecco. Però noi chiediamo, diciamo, appunto, che vengano utilizzate delle sostanze biologiche molto sostenibili, anche perché all'interno dell'ordinanza, come abbiamo detto, abbiamo inserito appunto una frase specifica legata alla sensibilità chimica multipla, che è una patologia, diciamo, che ad oggi legata soprattutto ad agenti chimici, ad agenti atmosferici, ha provocato questa patologia molto, molto problematica. Insomma, perciò, diciamo, un'ordinanza innovativa, importante, speriamo anche, perché no, di fare una piccola conferenza per spiegare ai cittadini di cosa si tratta, insieme anche alle associazioni e alle studiose del settore che ci hanno aiutato, ecco, per redigere questo ordinato. È Tiberio che ci chiama, buongiorno.
Sì. Buongiorno. Buongiorno. Iago mi conosce perché ci siamo già conosciuti in altro, però io volevo dargli un tema. Ti ho scritto anche pochi giorni fa, noi abbiamo un